Ben trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene aggiornati su tutte le attività del Consiglio regionale, Consiglio regionale che questa settimana si è aperto con una seduta solenne per ricordare il giorno della memoria. Durante tale seduta solenne è stato assegnato il Pegaso d'argento al professor Michele Sarfatti, storico considerato uno dei maggiori esperti delle leggi razziali della storia degli ebrei nel Novecento. Il Consiglio regionale della Toscana ha celebrato con una seduta solenne il giorno della memoria. Ad aprire lavoro in aula il vicepresidente del Consiglio, Stefano Scaramelli. Una seduta solenne che ho avuto l'onore di presiedere, una seduta che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica la memoria ovviamente del crimine più grande commesso dall'uomo contro l'uomo. Una seduta che ha voluto, ho voluto aprire ricordando e denunciando i fatti successi. Ieri, nelle giornate eh, precedenti a quella della giornata della memoria, in merito ai fatti accaduti nel Livornese, perché quello che è successo è molto grave, l'abbiamo denunciato, abbiamo chiesto, qualora possibile, al Consiglio regionale di costituirsi anche parte civile, perché la Toscana è terra di diritti, è terra di solidarietà, è terra di rispetto e quanto è successo da due ragazze di 15 anni al cospetto di un ragazzino di 12 anni. E chiede giustizia. Quello che è accaduto conferma che è giusto ricordare il più grande dramma che ha colpito l'umanità, vale a dire la Shoah, l'olocausto, per rinnovare il nostro impegno affinché quei fatti non accadano mai più. La nostra vicinanza, la nostra solidarietà alla famiglia, al, al sindaco che prontamente a dimostrazione di quali sono gli anticorpi presenti e vivi, ha anche eh, organizzato una fiaccolata per eh, manifestare la condanna, lo sdegno e appunto la solidarietà a questo ragazzo che ha eh, subito questo atteggiamento di aggressione e di discriminazione. Si rende ancora più importante oggi questa giornata perché è giusto evidenziare. La cultura della memoria contro la cultura dell'odio. Quello che è successo a Campiglia Marittima deve trovare la condanna di tutta la politica, ma io direi di tutte le istituzioni, dei cittadini tutti, perché è inaccettabile eh, quello che si è verificato e dobbiamo evidentemente ancora lavorare tanto sui nostri giovani, sui ragazzi, ma anche sulle, sulle persone adulte affinché si capisca. Eh, fino in fondo il messaggio che vogliamo trasmettere, che deve essere comunque un messaggio di pace, di fratellanza e di vicinanza, e, e ricordare in questo giorno, ma non solo in questo giorno, anche tutto l'anno, quanto è successo anche in Toscana, sui nostri territori, in quel periodo che è un periodo nero per tutta la storia mondiale, direi. La giornata della memoria è uno dei momenti in cui siamo sostanzialmente sollecitati a ricordare. C'è una necessità strettissima di cercare di portare il messaggio di questa giornata nell'attualità, nell nella quotidianità, fra tutti i conflitti e le guerre che sono in corso e che ancora sono basate, quando non sull'etnia, sulla classe sociale di appartenenza o sulla religione. C'è l'esigenza di capire non so, sostanzialmente che cosa si è verificato in Europa, non, to, non soltanto durante e dopo la Shoah, nell'immediatezza della liberazione dei campi di sterminio, ma come fu possibile arrivare a quei momenti. Capire come la comunità internazionale in quel momento si comportò e come ci stiamo comportando oggi di fronte a situazioni che sono sostanzialmente, se non alla pari, ma rischiano di essere sostanzialmente l'anticamera di stragi più silenziose e eh, che silenziose sono soltanto perché non sono filmate o non sono sotto l'attenzione dei media o della politica internazionale. E sotto questo aspetto va letto anche l'incidente eh, gravissimo di Campiglia Marittima. Eh, questo antisemitismo risorgente che registriamo nella comunità eh, internazionale, eh, che sostanzialmente porta con sé ancora pregiudizi nei confronti dello Stato di Israele, credo che il Consiglio dovrebbe sostanzialmente cercare di passare da, dal momento istituzional istituzionalmente importante del ricordo a quello di un dibattito anche sulla contemporaneità. Ci si chiede ancora troppo spesso se sia ancora così indispensabile avere giorni come il giorno della memoria. In cui si ricorda un episodio, si ricordano una parte della nostra storia, una parte della storia europea con cui l'Europa stessa ancora oggi fatica a fare i conti. La risposta è l'episodio che è accaduto nei giorni scorsi contro il bambino che è stato aggredito a Campiglia Marittima per le sue origini. Ecco, la risposta è quello: sì, è indispensabile. È indispensabile fare memoria di quella che è stata la nostra storia, conoscerla fino in fondo, perché non si ripetano più questi episodi e soprattutto perché non si commetta un errore molto grave, che è quello di accomunare tutti i totalitarismi, tutti gli episodi terribili, tutti gli eventi drammatici che la storia europea e direi mondiale ha conosciuto. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a Roma, assieme al presidente della Giunta regionale Eugenio Giani, e al portavoce dell'opposizione Marco Landi per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, è intervenuto da remoto ricordando anch'egli l'episodio di Campiglia Marittima. La parola è passata poi allo storico Michele Sarfatti, nato a Firenze nel 1952, considerato uno dei maggiori esperti delle leggi razziali e della storia degli ebrei nel Novecento, insignito del Pegaso della Regione. È stata una vicenda che ha travolto l'intero continente, con alcune limitate eccezioni, e che ha avuto qualche cosa, di, in fondo, di abbastanza simile alle epidemie, a quelle di colera o a quella del Covid attuale. Ed era basata sull'antisemitismo, sull'odio verso gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei. L'antisemitismo è una, butta, una brutta bestia, è un virus per il quale non è stato ancora inventato il vaccino definitivo, siamo nella stessa situazione, se vogliamo, anche se il paragone può sembrare strano, siamo nella stessa situazione del Covid, quindi contro l'antisemitismo e contro gli altri razzismi bisogna continuare ad agire, a educare. A riflettere in modo particolare nelle scuole, all'interno delle famiglie, con attenzione particolare ai ragazzi che trovano su internet di tutto e di più e bisogna che conoscano, studino, riflettano e si pongano dei perché, si pongano delle domande. Questo sono le armi migliori che abbiamo non per reprimere il singolo atto di antisemitismo, ma per andare verso una società dove siano sempre minori gli atti di antisemitismo e di razzismo in genere. E proprio in occasione della settimana dedicata alla Giornata della Memoria, nella sede, nel centro Expo del Consiglio regionale Carlo Azeglio Ciampi di Via De Pucci a Firenze, è stata inaugurata una mostra dal titolo Campioni nella memoria, storia di atleti deportati nei campi di concentramento. Storie di atleti deportati nei campi di concentramento, veri e propri campioni nella memoria, la cui vita venne stravolta dalle leggi razziali imposte dal regime fascista e da quello nazista. Al via una mostra nel centro Expo del Consiglio regionale della Toscana, per non dimenticare tanti gli sportivi ricordati appartenenti a diverse nazionalità. Dal calciatore impolese Carlo Castellani, a cui venne dedicato l'omonimo stadio, deportato per motivi politici, al marciatore Sol Lodoni, sopravvissuto ai campi di concentramento al raid dei terroristi palestinesi di settembre nero durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972 senza dimenticare William Grover Williams, pilota e agente segreto britannico. Questi sono alcuni dei nomi che si perdono nella memoria del tempo ma che verranno ricordati per il loro sacrificio di un periodo storico, quello del nazifascismo che ha segnato la vita e la morte di milioni di persone. Una mostra importante che dimostra quanto lo sport possa essere veicolo di pace nello stesso tempo di testimonianza di quello che è stata forse la tragedia in assoluto più grande dell'umanità, e credo che lo sport oggi debba dimostrare ancora una volta, con la propria eleganza, con la propria. Stile è quello che è stato per non dimenticare, ovviamente molte volte non si dimenticano le geste degli atleti, è corretto non dimenticare la loro deportazione, il loro sacrificio che al pari di tantissime altre persone ovviamente li ha visti soffrire e morire in gran parte dei casi dentro questa tragedia, è evidente che lo sport è un veicolo straordinario, lo vediamo in questo anno quanto sia stato importante lo sport, gli atleti, i successi, quanto i giovani si avvicinano anche alla conoscenza di quelle che sono le gesta degli sportivi e quindi la testimonianza degli sportivi è un grande volano, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Io credo che il punto vero di questa, di questa mostra, di questo lavoro di ricerca che sta alla base della mostra, sia quello proprio di, di dare un volto ai numeri, no? perché eh, tante volte la dimensione della tragedia ovviamente la danno i numeri, ma l'essenza della tragedia la danno la storia delle persone che, che l'hanno vissuta e qui si danno nomi e volti a persone che hanno trovato appunto nei campi in Austria, in Germania, nell'est Europa, qualcuno purtroppo anche in Italia perché un campo l'abbiamo avuto anche in Italia, eh, a Trieste la morte e credo che sia un modo anche per, eh, per raccontare la, la tragedia della Shoah eh, da una prospettiva Diversa. Carlo Castellani, al quale intitolato il, lo stadio di Empoli, deportato come politico a Mauthausen e poi nel sottocampo di Gusen un calciatore che ha ottenuto tantissimi mh, record a livello eh, della squadra dell'Empoli per il numero di reti segnate nei campionati, che però stranamente per esempio nei libri dell'ANED non, non era classificato come calciatore ma come falegname, perché a quel tempo ovviamente non erano atleti professionisti ma eh, diciamo, venivano... Segnalati in base alla loro, eh, alla loro attività, al loro lavoro. Una grande commozione di essere nello spazio es espositivo Carlo Azzelio Ciampi. Perché oltre che essere un grande presidente della Repubblica, è stato colui con i suoi viaggi a Cefalonia. E da Presidente e prima ancora l'8 settembre del 43 è stato resistente. E come ogni anno in Consiglio regionale per le festività natalizie è arrivata un'opera che fa parte dell'Associazione nazionale Città dei Presepi, un Presepio che è arrivato da Castella Fiorentino, il grazie è arrivato in particolare dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. L'associazione, che organizza il Festival Terre di Presepi, come ogni anno, ha prestato il suo presepio al Consiglio regionale. L'Associazione Nazionale Città dei Presepi ha prestato nel periodo delle festività natalizie, come consuetudine consolidata negli anni, una rappresentazione presepiale alla presidenza del Consiglio regionale. Quest'anno alla presidenza è arrivata una pregevole opera proveniente da Castelfiorentino, in provincia di Firenze, un omaggio all'Assemblea legislativa particolarmente apprezzato dal presidente Antonio Mazzeo. Ringrazio l'Associazione Terra dei Presepi per aver voluto, come ogni anno, donare questo Presepe al Consiglio regionale, un modo eh, per mandare un messaggio di speranza in un tempo difficile. Grazie a Stefano Matti, grazie al sindaco di Castelfiorentino, ad Alessio Falorni e al collega Enrico Sostegni per aver... Aiutato a fare in modo che questo pretepe potesse essere qui insieme a noi. Terra dei presepi svolge un lavoro fondamentale che è quello di far crescere nella nostra regione la cultura del presepe. Il presepe manda un messaggio forte, lo manda ai più grandi e ai più piccoli: un messaggio di speranza, quella speranza che in un tempo così difficile è qualcosa di veramente bello, grande e importante. Castelfiorentino ormai da qualche anno realizza una via del Presepio importantissima nell'ambito di Terre dei Presepi, cioè della valorizzazione toscana di queste produzioni artistiche importantissime e che abbia voluto nel Consiglio regionale per tutto il periodo natalizio esporre un'opera che attiene alla via dei Presepi di Castelfiorentino mi pare sia un elemento del ruolo che la Regione Toscana deve svolgere su questa materia di promozione. Di diffusione di un'idea di valorizzazione della nostra storia, ma anche di promozione turistica in una fase dell'anno, che è quella dell'inverno, del periodo natalizio, che insomma, è importante avere offerte in più. Quindi, veramente, una, un ruolo determinante nel quale Castelfiorentino svolge un ruolo di primo piano. La presenza della Via dei Presepi di Castelfiorentino all'interno del Palazzo del Consiglio Regionale è un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e valorizza non soltanto l'iniziativa specifica di Castelfiorentino a cui noi siamo particolarmente affezionati che ogni anno porta sul nostro territorio tantissimi visitatori, ma anche il movimento più ampio che si è creato a livello toscano e che adesso unisce tante vie dei presepi eh, del territorio regionale. E io credo che sia un elemento significativo perché non, non soltanto sta nella nostra tradizione, ma è anche ponte di collegamento fra le culture. A Castelfrentino noi vediamo momenti bellissimi in cui magari sono bimbi che hanno altre appartenenze religiose che vanno a spiegare la radice culturale e la, il messaggio del presepe ai visitatori di ogni altro territorio. Quindi credo sia una cosa bellissima e un bellissimo messaggio per le nostre comunità e per tutta la Toscana. Siamo molto orgogliosi come via dei Presepi di Castelfiorentino di aver esposto un presepe in regione. La Via dei Presepi di Castelfiorentino era quest'anno alla dodicesima edizione, è stata un'edizione un po' ridotta per motivi chiaramente che conosciamo e per noi un orgoglio e ringraziamo per averci dato questa possibilità. Da Toscana Parlamento è tutto, il prossimo aggiornamento con le attività dal Consiglio regionale è per la prossima settimana.